Vediamo brevemente il piccolo problema, purtroppo l'ora cammina, del lenzuolo. Marco, guardate come lo chiama. Sindon, Sindone. Mentre Giovanni ha un plurale neutro. Tautonia. Adesso c'è l'ostensione della Sindone a Torino. Se non vi lasciate prendere da commozioni che hanno tutto il diritto di esistere e andate lì con l'occhio critico, vi accorgerete di una cosa interessante. La Sindone non è un pezzo unico. Sono due pezzi. Longitudinalmente è fatta da un pezzo, adesso diciamo una percentuale molto grezza, due terzi, un pezzo, un terzo, un altro pezzo, cuciti insieme. Sono due tele. Giovanni aveva visto giusto. Sono tele. Tele, due tele cucite insieme, longitudinalmente, che poi sia stato bruciato per vari vicissitudini storiche, questo è un altro paio di maniche, è stata rappezzata malissimo, ma il problema è che la Sindone è fatta da due teli, tautonia. Tautonia vuol dire i teli. Sindon è il lenzuolo, è l'insieme, ma questo insieme è composto da due teli. Se la Sindone di Torino è questa, dice su. Però ammettiamo che non lo sia, ammettiamo che la Sindone di Torino non sia quella di Gesù, il dato è interessante perché era uso e costume fare un lenzuolo largo cucendo due teli. E quindi Giovanni ci dice che la Sindone di Gesù era un fatto consuetudinario di mettere insieme due listoni lunghi, cucirli insieme per farlo diventare più largo. Gli studi sulla Sindone non stanno dando, sono come per il momento bloccati, per cui quello che si sapeva, ipotesi 20 anni fa, lo si sa oggi la stessa cosa. Che cosa si sa? Beh, si sanno tante cose interessanti. A parte la datazione risultata fasulla, si sa che Vangelo e Sindone sono in totale perfetta sintonia anche per quei particolari che prima non si conoscevano. Si sa, per esempio, il viaggio che questa Sindone ha fatto nel bacino del Mediterraneo, perché sono stati studiati pollini particolari delle varie zone. Si sa anche che questa Sindone contiene lo stampo di una moneta. Si sa che su questa Sindone sono state fatte delle scritte, soprattutto nella zona del reggimento, che non è il reggimento militare, ma proprio era una specie di impalcatura che teneva la testa alta. Se voi osservate la Sindone, i capelli sono separati dal volto. Non sono attaccati al volto, sono leggermente separati, perché c'era questa piccola impalcatura che teneva il volto alto. Su questa impalcatura sono stati scritti sulla tela, dunque c'è il cadavere, c'è questa impalcatura che tiene il volto sorretto, sopra c'è ancora la tela. Su questa tela
facendo forza su questa impalcatura che probabilmente deve essere stata di legno o comunque di qualche cosa di consistente, ci sono delle scritte, le hanno scoperte, sia in aramaico, sia in greco, sia in latino. Allora, in latino c'è scritto in nece, in morte. In aramaico è scritto Gesù di Nazareth. In greco si fa fatica a decifrare, ma la scrittura c'è. Questo è. Sono state fatte misurazioni, esami di tutti i tipi, poste domande soprattutto ai competenti di fisica nucleare, perché sembra che ci sia stata come un'esplosione atomica. Che la resurrezione sia un'esplosione atomica è un problema. Ma lì il problema è questo, ci sono due tipi di macchie. C'è la macchia per contatto e c'è la macchia per radiazione. E questi grandi scienziati, questi fisici, hanno detto qui è successo qualche cosa che ha a che fare con la compenetrazione della materia. Come se qualcosa sia filtrato attraverso il lenzuolo e ha scatenato un certo tipo di energie, per cui ci sono queste macchie che sembrano come delle bruciature. Ma non è tutto il tessuto bruciato, è solo la superficie del tessuto che ha questa macchia che sembra una bruciatura e che non è macchia da contatto. Scienza vuole che quando non si sa, si aspetta. Per il momento non è uscito fuori alcun risultato. Io conosco alcune indiscrezioni, ma se non le vedo scritte non ci credo. Chiaro? Perché se una cosa è pubblicata, chi la pubblica si prende la responsabilità di ciò che scrive. Ma se ci sono voci, le voci sarebbero che sarebbero riusciti in America a isolare il DNA stranissimo. Non c'è nel DNA di questo sangue, non c'è il fattore maschile. È sangue di un maschio, ma non ha il fattore, è sangue di maschio, quindi XY, ma non ha il fattore biologico maschile, solo femminile. È un maschio che è nato da una donna. Queste sono le voci, però io, ripeto, sono abituato ad un altro modo di pensare e fino a quando non c'è la pubblicazione scientifica, queste sono pettegolezzi, non sono assolutamente certezze. Però si sa che gli americani sarebbero riusciti ad esaminare questo DNA. Adesso vediamo qual è il risultato. Bene. Per quanto riguarda quel particolare, stavano ad osservare le donne circa il sepolcro, guardate il verbo, theoreo. Io guardo, orao, io fisso, blepo, io contemplo. Cioè, resto lì parecchio tempo, theoreo. Quindi l'osservazione delle donne è durata parecchio tempo. Non è stato un orao, un vedere veloce. Non è stato neanche un fissarsi su un particolare, blepo, ma un theoreo,
un vedere tutto per parecchio tempo. Questo, traduzione italiana, stavano ad osservare, è quello che si può fare in italiano. Ma di per sé theoreo non è solo l'osservazione, è l'osservazione prolungata. E quindi la traduzione dovrebbe essere stavano lì ad osservare a lungo. Bisognerebbe mettere questo lungamente a lungo. Qui quando si parla la prima pericopa della deposizione, ma non mi riferisco alla iconografia. Sì. Allora, certamente lui è andato da Pilato, su questo non c'è dubbio. Certamente, quando Pilato concesse la salma, è solo il permesso, non è che Pilato gliel'abbia data. Semplicemente gli ha detto prenditela. Lo depose dalla croce, è impossibile che un uomo da solo ce la faccia. È stato aiutato. Probabilmente lui non l'ha neanche toccato, ha solo dato ordine ai suoi servi di farlo. Chiaro? Queste sono forme narrative di tipo riassuntivo comuni nel mondo antico. Cesare sconfisse Vercingetorige. Quando mai? È stato l'esercito di Cesare. Chiaro? Però si dice Cesare sconfisse Vercingetorige. Cesare conquistò Alesia. Sono forme narrative che conosciamo, non fa problema. Bene, velocemente, perché siamo già alla mezza, il grosso problema del nostro testo è che, stando al testo autentico, il fondamento della risurrezione è il sepolcro vuoto. Perché secondo il testo autentico di Marco, cioè pericope prima e seconda che abbiamo esaminato, non ha le apparizioni. Le apparizioni si trovano nel terzo testo. Nel secondo testo c'è il silenzio delle donne e c'è il sepolcro vuoto. Il silenzio è spiegabile con il fatto che lungo tutto il Vangelo Gesù impone il cosiddetto silenzio messianico. Per cui la persona di Gesù deve essere scoperta, non deve essere facilitata. Io ricevo la grazia, io pubblico la grazia, facilito gli altri a incontrare Gesù. No. Nella logica di Marco, tu la fatica di incontrarlo te la fai da solo. Perché Gesù dice, fai silenzio. Ed è in questa logica che va collocato l'episodio delle donne che non fanno nessun tipo di testimonianza, anche se ricevono l'ordine da parte dell'angelo di dire avvisateli che Gesù li aspetta in Galilea. Sì, ma non parlano con nessuno. Loro probabilmente eseguono l'ordine, ma non è che dicano è risorto al primo che trovavano. Altra cosa, queste donne sono piene di paura. C'è qui dentro una gentile persona che mi ha detto, ma Don, perché dobbiamo avere timore di Dio? Il grosso problema comincerà ad essere risolto, ve lo dico subito, con il 22 giugno. 22, 23, 24, 25, 26 e poi 29, 30, 1, 2, 3 luglio. Corso di ebraico 6:30-8 qui in questa sala. In greco phobeo, avere paura,
traduce il verbo ebraico yara. Se io trovo il testo greco fobeo in Aristotele, quello vuol dire avere paura. Ma nel greco ellenistico di traduzione, fobeo indica quel verbo ebraico. Yara, in ebraico, indica un amore obbedienziale che riconosce nella persona amata un essere superiore, che mi può incutere anche una certa soggezione, ma io lo amo. L'insieme di tutto questo in ebraico si dice yara, in greco fobeo. Chiaro? Per cui non è stata trovata soluzione migliore di questa. Prendere il calco latino, timeo. Ma per noi timore indica sempre paura. Invece quando leggiamo il testo biblico dobbiamo tenere presente che l'amore obbedienziale verso qualcuno ritenuto superiore che alle volte ci incute anche una certa riverenza. Ok? Fine. Se avete qualche altra domanda, per la prossima volta, dimmi, Lida. Era un parente, che fosse cugino non lo sappiamo, parente sì. Maria Maddalena e Maria di Magdala è la stessa roba. È come dire Lida di Pordenone o Lida Pordenonese. Dove sta la differenza? Ma che ne sappiamo? Maria Maddalena non era sorella di Lazzaro, perché dalla sorella di Lazzaro non sono mai stati cacciati sette demoni. Sette demoni vuol dire tante malattie. Non vuol dire che era un'indemoniata o peggio ancora una prostituta. Era malata e Gesù l'ha guarita, punto, questo vuol dire. Maria, sorella di Lazzaro, è stata associata a Maria Maddalena per un equivoco micidiale, le solite letture non attente. Capitolo settimo di Luca. C'è una prostituta che durante il banchetto in casa di Simone il lebbroso unge i piedi di Gesù, li bagna con le lacrime e poi li asciuga con i capelli, chiaro? Però fa il gesto anche dell'unzione. Ai piedi! La sorella Maria, sorella di Lazzaro, Bettiania, unge Gesù, ma in testa? Sono due donne diverse che fanno due gesti diversi. Mi spiego? Siccome al capitolo settimo di Luca c'è questa prostituta anonima che unge i piedi di Gesù durante il banchetto, nell'inizio del capitolo ottavo si dice che diverse donne erano al servizio di Gesù, una di queste era Maria Maddalena da cui Gesù aveva cacciato sette demoni. Tac! Maria Maddalena, grande peccatrice, la peccatrice è quella lì, dunque Maria Maddalena è quella che unge i piedi di Gesù durante... Ma chi l'ha detto? Maria Maddalena ha lo stesso nome di Maria di Betania, quindi hanno fatto una persona sola. Sono tre persone diverse. Grazie. Buon carnevale.